informazioni di servizio, all'uscita troverete l'ultimo libretto dei cicli Pensare la vita, l'arte di vivere, e insieme a questo anche i libretti dei cicli precedenti, tra cui i libretti in cui sono presenti gli interventi della professoressa De Luise, i messaggi dei grandi filosofi e Ragione e Passione. Inoltre sono presenti i numeri della rivista in cui la relatrice ha fornito, a cui ha contribuito. Un'altra informazione riguarda la prosecuzione dei percorsi di riflessione Io, Tu, su identità, relazione, conflitto e riconoscimento dell'altro. Si tratta del secondo ciclo che riprenderà martedì 17 aprile presso il Liceo Classico Romagnosi. Ricordo che l'iniziativa vede il Liceo Classico Romagnosi in collaborazione con l'Università degli Studi di Parma e la rivista La Società degli Individui. Dicevo, martedì 17 aprile alle 17.30 presso il Liceo Romagnosi, la prima conferenza è intitolata Identità e apparenza nel discorso sulle scienze e le arti di Jean-Jacques Rousseau. A tenerla è la professoressa Barbara Carnevale dell'École des Hautes Études di Parigi. Il successivo incontro, martedì 15 maggio, alle ore 17.30, questa volta all'auditorio del Palazzo del Governatore. Al relatore, professor Ferruccio Andolfi, il tema L'alienazione e l'essenza umana in Marx. Infine, il 22 maggio, di nuovo presso il Liceo Romagnosi di Parma, la tavola rotonda Essere e apparire nelle giovani generazioni, le sfide dell'educazione. E ora una breve introduzione che necessariamente riprende i termini dello spezzone del film. Poiché parlare dell'amore è utile, in fase introduttiva riferirci al simposio che, come sapete, riporta una gara di encomi sull'amore che si svolge durante un banchetto a cui partecipano diversi invitati. Tutti gli invitati formulano i loro discorsi prima di Socrate hanno sottolineato la potenza divina di amore. Socrate, il cui discorso è centrale nel simposio, ribalta completamente il discorso e lo fa riferendo le parole di Diotima, una donna che lo aveva iniziato, una sacerdotessa che l'aveva iniziato ai misteri dell'amore. Il discorso di Socrate riferisce la genealogia di amore sottolineando, diversamente dai precedenti interventi, che amore non è un dio ma un demone, e ciò deriva anche dalla sua genealogia, dal fatto che, come diceva lo spezzone, è nato dalla madre, Fenia o povertà, un mortale, che l'ha concepito seducendo un dio, Poros, un dio ricco di ingegno, che giaceva addormentato in occasione delle celebrazioni per la nascita di Venere, di Afrodite. La circostanza relativa alla nascita di Afrodite non è casuale, perché dice il testo platonico, amore è amante del bello. E infatti gli è capitato uno strano destino, cioè da parte di madre è lontano dall'essere bello, e Platone utilizza molti aggettivi che ne sottolineano il carattere privativo. D'altra parte, per parte di padre è invece risoluto, audace, coraggioso, capace, iniziatore dei belli. Questa genealogia sottolinea che la specificità di amore è il senso di mancanza, quindi il desiderio, quindi si ama ciò che si desidera e si desidera ciò che non si possiede. Amore è desiderio e non possesso. Proprio perché amore è desiderio e non possesso, vi è intrinseco la consapevolezza del limite, una condizione di insufficienza che stimola che cosa? La messa in atto di risorse per
conseguire l'oggetto del desiderio. In questo senso, amore mette in luce una caratteristica che è centrale nella vita umana. Da un lato l'uomo è soggetto di desideri, dall'altro mette in atto appunto tutte le risorse per perseguire questi desideri, per raggiungere l'oggetto desiderato. Tra le diverse mete che noi possiamo perseguire e a cui colleghiamo l'aspirazione alla felicità, vi è naturalmente la verità. E quando ciò accade, quando cioè amore è desiderio di verità e di sapienza, amore diviene filosofo. In questo senso il filosofo interpreta appieno il carattere dinamico dell'amore. Il sapiente sa già, quindi non si attiva in funzione della ricerca. La stessa cosa lo fa l'ignorante, perché non sa e né ha la consapevolezza di non sapere. Il filosofo ha questa aspirazione che lo spinge, quindi lo mette nella condizione della ricerca. E alla ricerca si collega la fecondità di amore. Lo Spezzone riferiva l'espressione molto bella, molto interessante di Platone: amore è partorire secondo il corpo e secondo l'anima. Quindi, secondo la procreazione, la generazione di un nuovo essere, e secondo l'anima, quindi la produzione spirituale, artistica, culturale e comunque la capacità di trasformare il mondo. Ora lascio la parola alla professoressa De Luise, che è esperta di esegesi di studi platonici. Si è occupata in particolare di tematiche morali relative al mondo antico, ma ha anche approfondito temi filosofici di carattere moderni e contemporanei, come il tema della soggettività, della differenza di genere. Ricordo che è membro della Società Internazionale di Studi Platonici, ha pubblicato in due volumi un testo intitolato I filosofi parlano di felicità, con Giuseppe Farinetti, Edizioni Einaudi. Ha scritto numerosi articoli su riviste nazionali e internazionali e ha pubblicato un manuale di storia della filosofia per i licei. Ora lascio a lei la parola, grazie. Sentite? Sì? Ora va meglio? Sì, così. Così, così. No, dicevo che... Lo devi alzare. Lo devi avvicinare alla bocca. Dicevo che ho accettato con molto piacere questo invito perché questa serie di incontri dedicati alla potenza dell'amore non solo mi danno la possibilità di ritornare su alcune pagine platoniche che mi sono molto care, su cui ho lavorato in diverse riprese, da diverse angolature, ma anche perché condivido l'idea di educazione sentimentale che sta alla base della rassegna, e cioè in questo senso, cioè l'idea che un confronto con modi di pensare l'amore che sono distanti, hanno radici diverse dalla cultura contemporanea e magari anche dal vissuto, cioè dal modo con cui è avvenuto nella nostra esperienza l'incontro con l'amore, con tematiche collegate all'amore. Ecco, questo confrontarsi con altri tipi di rappresentazione dell'amore sia molto interessante, perché proprio questa diversità e magari il contrasto tra
queste rappresentazioni che hanno radici diverse e il modo con cui nella nostra contemporaneità viene rappresentato l'amore, ecco, proprio questo contrasto è interessante. Naturalmente dobbiamo evitare la trappola delle facili attualizzazioni, perché le attualizzazioni sono sempre banalizzanti rispetto a quella che è la potenza originaria dei modelli con cui entriamo in contatto. E io credo che sia proprio la distanza, cioè il vedere l'estraneità dei modi inusuali di rappresentare l'amore e scoprire che questi modi invece in qualche modo ci toccano, ecco, l'estraneità ci permette quel distacco che ci fa uscire fuori dal modo codificato con cui pensiamo a determinate esperienze, in questo caso l'esperienza dell'amore, perché la codificazione ci impedisce di vedere altre possibilità. Quindi entrare in contatto con esperienze così distanti, con rappresentazioni così distanti, ci permette di dilatare il nostro spazio mentale, lo spazio che dentro un certo tipo di codice noi abbiamo dedicato a una tematica così, così importante come l'amore. Ecco poi Platone. Nella mia esperienza, ogni volta che si rilegge Platone si trova qualcosa di nuovo. Potete pensare che questo è un mio problema, insomma, un mio tic, no? Ma io credo che realmente, per il tipo di autore che è Platone, leggere o rileggerlo è sempre un'esperienza che riserva delle sorprese. Questo perché il modo che Platone usa per parlare di qualunque tematica, parli dell'amore o della politica o della virtù, di qualunque tematica, viene fatto in un modo che cercherò di precisare un po' meglio tra poco, in modo da rappresentare sempre una pluralità di punti di vista in cui non è facile orientarsi. C'è sempre una molteplicità di aspetti che viene attivata dal testo platonico e che quindi ogni volta ci permette di focalizzare l'attenzione su un aspetto o su un altro, per cui nessuna lettura è mai uguale a un'altra. E, però direi che questo effetto Platone, insomma, dà un particolare impatto rispetto a quelle codificazioni che noi abbiamo già nella nostra mente, in particolare nel modo in cui il filosofo rappresenta e spiega che cosa accade quando ci si innamora. E lo fa Platone inquadrando questo fenomeno in una visione molto più ampia di tutto quello che ci coinvolge come soggetti desideranti. Questo tema del desiderio lo abbiamo visto molto enfatizzato nello spezzone del film di Ferreri, anche Marina Sabbia ha sottolineato questo aspetto del soggetto desiderante, ma proprio la tematizzazione sul desiderio e il modo con cui il desiderio va a caratterizzare la vita umana, le forme dell'esistenza umana, questa è una peculiarità platonica. È qualcosa che sorprende il modo in cui Platone ci mette di fronte a una rappresentazione dell'individuo, dell'essere umano come soggetto desiderante, facendoci capire come in nessun momento della vita noi possiamo esimerci da pensarci come soggetti desideranti, perché ogni momento della vita riceve la sua qualità, riceve il suo senso dal fatto che desideriamo qualcosa. Quindi questa focalizzazione sull'essere umano come soggetto desiderante è qualcosa di molto forte che troviamo nei testi platonici, che difficilmente si trova altrove, benché siamo circondati da immagini che ci incitano continuamente ad avere, a pensare diversi tipi di desideri, no? E tutto, basta pensare come siamo invasi dalla pubblicità di ogni tipo di cose che ci fa sempre pensare che potremmo desiderare ancora qualcos'altro. Ma Platone tematizza l'essenza umana come centrata sul desiderio e quindi ci induce a pensare che il
il confronto con quello che è il carattere del nostro desiderio è qualcosa che noi dobbiamo affrontare per capire chi siamo. Quindi, come dire, mentre tutto ci spinge a moltiplicare i desideri, Platone ci spinge a focalizzare l'attenzione su quello che noi siamo quando esprimiamo un desiderio. E dunque, abbiamo visto anche nella spezzone di film che Platone problematizza Eros facendone un demone, e quello che io vorrei sottolineare è che questo demone, il modo con cui Platone lo caratterizza, che abbiamo parte già visto e che anche Marina Savi ha commentato, ci dice qualcosa di quello che siamo. Ma quello che vorrei aggiungere è che Platone, nel rappresentare le cose in questa maniera, contravviene e rovescia in gran parte i codici in uso nella cultura del suo tempo e rappresenta un'anomalia anche per la cultura filosofica che verrà dopo di lui. Diamo uno sguardo sul prima e sul dopo. Prima di Platone, la poesia lirica e tragica aveva trattato l'amore come una forza irresistibile, capace di sconvolgere la vita di un uomo e anche di sciogliere i suoi legami di appartenenza sociale, di distruggere le sue capacità di ragionamento. La parola greca per dire questo, che veniva legata come un epiteto fisso a Eros, era lusimeles. Lusimeles vuol dire scioglitore di membra, in senso fisico e mentale. Ed era l'altro appellativo che si legava a Eros era dolce amaro. Dolce amaro perché era dolce nelle sue attrattive e anche proverbialmente si parlava dei dolci inganni di Afrodite, quindi vedete questa connessione, no, della dolcezza con l'inganno. Ma era amaro nelle sue conseguenze, che erano prevalentemente distruttive per l'individuo e per l'ambiente umano intorno a lui. Quindi questa immagine dell'amore era presente nella lirica greca e rappresentata da tutti i suoi poeti con queste caratteristiche. Ecco, dopo Platone invece i filosofi non tematizzeranno più Eros, non ne faranno più il centro dell'analisi filosofica, ma invece ritireranno sull'amicizia come sentimento lodevole nei rapporti umani, proprio perché intrinsecamente ragionevole e degno di essere coltivato per la sua compatibilità con una buona vita di relazione. Quindi mentre l'amore è lusimeles, scioglie i rapporti sociali, quindi scioglie anche il soggetto nei suoi particolari doveri, dalla sua collocazione, invece l'amicizia è ben compatibile con una buona vita di relazione, con scelte corrette, sagge, con una buona programmazione della propria vita per dare una forma buona all'esistenza e quindi per selezionare nella prospettiva di questa vita buona le persone che possono farne parte. Quindi l'amicizia è ragionevole e fare delle buone scelte di amicizia significa costruire la propria vita. Ora, tenendo presente questo prima e questo dopo, potremmo farci una domanda, cioè perché Platone, pure critica i poeti e d'altra parte coltiva la ragione dei filosofi, non esita a valorizzare dell'amore proprio l'eccesso, cioè senza cercare di attenuare l'aspetto passionale dell'amore, ma quasi pretendendo di vedere nella forza travolgente dell'eros una forma superiore di ragione. E d'altra parte, perché questa analisi così straniante della natura dell'eros risulta così immediatamente accattivante, quasi convincente e addirittura da un certo punto in poi ci risulta quasi familiare? Qualche anno fa uno studioso francese di psicanalisi e anche studioso di Platone, cioè Yvon Bress, che ha scritto qualche decennio fa la psicologia di Platone, ha risposto a questa domanda dando una risposta che suona quasi paradossale, cioè tutto l'aspetto straniante della rappresentazione platonica dell'eros
corrisponde a nient'altro che a un'autentica fenomenologia dell'emozione amorosa. E questo gettando luce molti secoli prima di Freud sulle radici inconsce di questa misteriosa esperienza che è l'amore, e precisamente di quell'esperienza per cui a chi ama sembra di ritrovare nell'amato qualcuno o qualcosa che era stato già lungamente cercato. Su questo tema del riconoscere l'amato come qualcosa di già visto, già cercato, già voluto, tornerò più avanti quando parlerò di ciò che Platone dice nel Fedro. Per ora volevo semplicemente sottolineare che il modo con cui Platone rappresenta l'amore è stato riconosciuto da un psicanalista freudiano del nostro tempo come un'autentica fenomenologia dell'emozione amorosa. Facciamo ancora un passo indietro, stiamo restando ancora su un piano generale. Volevo dire che non pochi equivoci si annidano invece nell'espressione corrente amore platonico, che spesso è usata come sinonimo di passione addomesticata e al più, letta in senso freudiano, sublimata, quindi sostanzialmente lanciata sui binari morti dell'idealizzazione, che è ovviamente nemica giurata della passionalità. E quindi spesso chi usa questa espressione, amore platonico, la usa con un sorriso, no? Ma bisognerebbe che chi la usa facesse i conti con le pagine platoniche, che sono pagine di eccezionale forza e bellezza, che sono distribuite tra i simposi del Fedro e che indagano gli aspetti più profondi dell'amore, e in particolare insegnandoci a leggere in questo sentimento dei segni rivelatori di quello che siamo e di quello che vogliamo essere. La chiave più importante che tra l'altro corrisponde al tema che mi è stato proposto, la chiave più importante per comprendere il valore energetico e costruttivo che Platone attribuisce all'Eros sta nel suo rapporto elettivo con la bellezza, che è la bellezza ciò che accende il desiderio, guida l'individuo a preferire il meglio e a fare una scelta che è prima di tutto una scelta estetica. Cioè, il legame dell'amore con il bello induce a fare una scelta che può essere più o meno precipitosa, più o meno fallace, ma è una scelta che si esprime prima di tutto in una estetica. E qui troviamo il primo passaggio della ricostruzione platonica, che appunto risalendo a quella duplicità dolce e amara che era stata cantata dai poeti, dà l'avvio a un processo di riconversione dell'eros e produce una sorta di indirizzo alla potenza dell'eros. Laddove la bellezza accende il desiderio e il desiderio sceglie la bellezza, il filosofo colloca una funzione attiva e propulsiva dell'eros, e questo, lo diciamo subito, resta il punto fermo della sua intera analisi che collega sia il simposio che il Fedro. Ma devo dire anche subito, per parlare solo di una delle molte ambiguità che i testi platonici affrontano, che da quello stesso luogo individuato da Platone come luogo della potenza di Eros si dipartono tanto i sentieri di un amore sinistro, uso una terminologia che Platone usa nel Fedro, un amore sinistro che distrugge, che avvilisce la mente, quanto quelli di un amore destro, cioè l'amore che nel Fedro Platone definisce veramente libero, che è un amore che salva. Il problema del filosofo tra i due dialoghi sembra appunto quello di insegnare a distinguere tra questi tipi di amore. E io cercherò di mostrare che questo nesso amore e bellezza si declina in modi differenti nel simposio del Fedro. Dialoghi che pongono entrambi il fenomeno, l'emozione dell'eros al centro dell'indagine, ma in una maniera differente. E innanzitutto con collocazioni, scenari differenti. Quando si parla di Platone bisogna tenere sempre conto che
Platone fa una rappresentazione teatrale di quello che dice, come anticipavo un attimo fa, Platone attribuisce a più voci la possibilità di intervenire su un argomento e quindi non ci dà mai una visione univoca. Dunque, se noi andiamo a cercare nei testi platonici una esposizione diretta del pensiero del filosofo, noi non la troviamo, non c'è in nessun luogo di tutta la produzione platonica un punto in cui il filosofo dica io penso. Noi troviamo sempre una rappresentazione di ciò che su un determinato argomento era possibile dire e che di fatto viene detto nel corso del dialogo da personaggi diversi che sono spesso in conflitto su quale sia il modo più corretto di parlare dell'argomento. Quindi potremmo dire che noi ci troviamo proiettati in una sorta di querel sull'eros e non mai nella dimensione rassicurante di una ben definita e chiara dottrina platonica dell'amore. Dico questo con un minimo di polemica, nel senso che una dottrina platonica dell'amore è stata cercata ed è stata anche trovata da alcuni interpreti, ma a mio parere, per chiunque voglia mettersi realmente in contatto con Platone, la cosa migliore è leggere il testo e senza avere in mente l'idea di cercare la vera dottrina platonica dell'amore. Quindi cerchiamo di entrare nei testi. Allora, nel simposio, come abbiamo in parte già visto e detto, tutta la prima parte del dialogo è occupata dall'esibizione delle idee sull'eros di un gruppo di uomini che sono uomini molto uomini eminenti riuniti in simposio. Il simposio, abbiamo detto, è un incontro dedicato a bere vino insieme e che molto spesso veniva utilizzato per competizioni scherzose tra i partecipanti, anzi proprio il mettersi alla prova mentre si è sotto l'effetto del vino era considerato come dire, un indice di difficoltà che metteva maggiormente alla prova le capacità dei partecipanti. E qui in questo caso si tratta per i partecipanti di improvvisare un discorso su un argomento che è Eros, e più precisamente si tratta di farne l'elogio. Ora, tutti questi uomini sono altamente rappresentativi della cultura di Atene nella sua più ricca fioritura. Tenete presente che tutti i dialoghi platonici sono ambientati sostanzialmente nell'ultimo trentennio del V secolo, che è l'ultimo trentennio della vita di Socrate. E qui ci troviamo, c'è una collocazione precisa, siamo nel 416, cioè un attimo prima di quella che sarà una disastrosa spedizione, la spedizione in Sicilia, in cui la potenza di Atene comincerà il suo declino. Quindi noi vediamo la rappresentazione di una scena in cui ci sono dei personaggi che sono il meglio della cultura di Atene nel momento della massima potenza di Atene. E dunque troviamo un giovane e una persona matura di alta cultura, prevalentemente retorica, troviamo un medico, troviamo Aristofane e Agatone, di cui il primo personaggio reale, il più grande drammaturgo, autore di commedie del teatro greco. Teatro greco, ma soprattutto teatro ateniese, e Agatone, che al momento in cui la scena viene rappresentata, Agatone che è un poeta tragico più in voga del momento, cioè nel tempo socratico. Ecco, ciascuno di questi personaggi dà prova di sé con il suo elogio dell'amore e ciascuno condotto con riferimenti, con un linguaggio che sono tratti dalla sua specifica cultura. E per esempio ci si riferisce alla retorica del coraggio virile oppure ai valori civili dell'educazione, tutto questo per rapportare a Eros questi valori che in qualche modo sono valori comuni, oppure ci si riferisce ai risultati della ricerca in campo naturalistico, oppure si usano le risorse della poesia per raccontare delle favole o in stile comico o in stile
tragico, che è lo stile più maniloquente. E tutti trattano Eros come un dio che conferisce potenza e valore a chi è preso da passione e d'amore. L'impressione è che ognuno di questi personaggi, interpretando se stesso, proietti in questo dio un'immagine di sé ingigantita dagli aspetti esaltanti dell'esperienza amorosa. L'unica voce leggermente dissonante rispetto a questa, che appare una autoesaltazione di ciascuno di questi personaggi, è l'unica voce leggermente distante, quella di Aristofane, perché Aristofane segnala, sia pure in una forma che appare bizzarra, una storia ridicola, segnala la matrice di sofferenza che si annida nell'Eros, suggerendo in qualche modo che c'è un rapporto tra desiderio d'amore e ricerca di sé. La storia la conoscete tutti, è quella ridicola in cui ci sono dei potenti uomini palla che per il loro eccesso di potenza e di tracotanza vengono spaccati in due da Zeus e che da allora sono in cerca della propria metà mancante. E una volta che trovano questa metà mancante si uniscono in un abbraccio che non vorrebbero si dividesse mai più, perché hanno trovato se stessi. Ecco, questa immagine, che pare veramente proto-romantica e molto suggestiva, io ci tornerò tra poco per dire che questa non è assolutamente la figura che racchiude la soluzione platonica del mistero d'amore. D'altra parte, nello spezzone che avete visto, la cosa è già chiara, forse non si coglie immediatamente, ma Diotima, che appare come nei fumi, no, del vaticinio, Diotima dice che gli uomini non vogliono né la metà né l'intero, e Diotima quindi contesta questa soluzione, che è quella di Aristofane, per cui quello che gli uomini cercano, la propria identità, sta nell'abbraccio con un altro che li completa interamente. Ora, Diotima, questo personaggio che avete visto, una bellissima interpretazione di Nene Papas, Diotima fornisce una versione ben diversa, molto più radicale e inquietante, una versione della mancanza. Diotima è un personaggio che voi l'avete visto lì come se fosse presente, ma in realtà nel testo Diotima non può essere presente se non nelle parole di Socrate, perché Socrate si fa portavoce dei ragionamenti ascoltati da lei quando era molto giovane. Io ho fatto un po' una ricostruzione dell'età, sicuramente Socrate in questa sorta di biografia fantastica che Platone racconta passando per diversi dialoghi, all'epoca del suo incontro con Diotima doveva sicuramente avere meno di 30 anni. La cosa interessante è che Socrate non è ancora filosofo quando si incontra con Diotima, cioè Platone ci fa vedere un Socrate che non è ancora filosofo quando si incontra con Diotima, e che acquisisce attraverso Diotima un tipo di consapevolezza che sta alla base del suo futuro cammino di filosofo. E allora quello che Diotima gli insegna sull'Eros è proprio quello su cui ci soffermeremo per capire che cosa Platone suggerisce che il filosofo Socrate dovrebbe aver imparato. A proposito di che? A proposito dell'esistenza, della dimensione esistenziale dell'uomo, prima di poter diventare filosofo. Dunque, Diotima, in quanto donna e straniera, Diotima non avrebbe mai potuto aprire bocca nel contesto rigorosamente maschile di un simposio come quello. Ma grazie al suo insegnamento, Platone ci dice che solo grazie al suo insegnamento Socrate è diventato capace di contestare, e lo contesta come un'ingenuità insostenibile, l'idea di potenza che tutti hanno associato al dio Eros e trasferito a se stessi.
Infatti, come abbiamo visto, il desiderio che Diotima aveva spiegato al giovane Socrate non è compatibile neppure dal punto di vista strettamente logico con l'idea di pienezza, di possesso, di potenza. Infatti è desiderio di, quindi è qualcosa che si proietta verso l'altro e esprime uno stato di penuria e di carenza. Socrate, riproponendo questo schema, che è lo schema di Diotima, è in grado quindi di rompere quel clima di raffinata e complice intesa che unisce i partecipanti al simposio ateniese e ne approfitta per degradare la figura di Eros, trasformandola dall'immagine splendente di un dio in quella tormentata di un demone, come abbiamo già detto. E cioè un essere che è in bilico tra due mondi, e anzi nel testo c'è una parola particolare che è metaxu, che vuol dire tra, e lui è nel tra, non è né da una parte né dall'altra. Il mito racconta che ha un padre che appunto si chiama Poros, che vuol dire risorse, no? E una madre che si chiama Penia, ma ancora di più nel testo si vede che la natura di questo demone si muove proprio tra due dimensioni completamente separate, se non fosse che Eros le mette in comunicazione, e sono la dimensione della miseria umana e la dimensione della pienezza divina, la dimensione dove domina il senso di mancanza e dove Eros insegna a valorizzare lo spirito di conquista. Quindi Eros è, nella rappresentazione platonica, l'unico tramite tra due regioni della realtà che avrebbero dovuto restare assolutamente separate: l'uomo soggetto di bisogni, che sta nella sua miseria, la divinità irraggiungibile nella pienezza della sua felicità. Questo demone che si muove forse innatamente tra le due dimensioni, in sostanza viene rappresentato come un povero spiantato, pronto a inseguire progetti folli, sogni di bellezza con ogni mezzo disponibile. E quindi la cosa, potremmo domandarci perché Platone opera, fa sì che Diotima e Socrate, con l'insegnamento di Diotima, opera questa degradazione di Eros. Ma tutto, man mano che il discorso procede, quello di cui ci rendiamo conto è che la figura del demone Eros è in realtà un ritratto dell'uomo e della sua condizione esistenziale, che appare però antitetico rispetto ai sogni di potenza erotica che sono stati appena ascoltati. È un ritratto in cui il tratto dominante è l'inquietudine e lo stato ordinario viene presentato come uno stato di squilibrio, ma ecco che proprio in questo squilibrio sta la possibilità dell'uomo di uscire dalla condizione di miseria e procedere carico di sofferenza, ma proiettato in qualche modo verso il meglio. Quindi vediamo già qui che la figura del desiderio, intesa appunto come tramite, diventa la possibilità per l'uomo, l'unica possibilità per l'uomo di uscire da una condizione che altrimenti sarebbe interamente legata ai bisogni. Ed è qui esattamente che entra in gioco la bellezza. Per essere chiari, il desiderio è ovviamente presente anche nei bisogni. Tutti i bisogni inducono un desiderio, ma dov'è che il desiderio diventa rilevante nella versione che Platone ne fa dare a Diotima, Socrate? Quando questo desiderio è connesso alla bellezza e quando l'oggetto del desiderio si qualifica come un oggetto bello e in quanto bello spiega lo slancio che si attiva sempre quando qualcosa di attraente si dà a vedere. E questo qualcosa di attraente, cioè l'oggetto bello, viene immediatamente desiderato come qualcosa che si vuole fare proprio. Quindi all'origine il primo livello dell'esperienza dell'Eros
è un'esperienza in cui si manifesta uno slancio acquisitivo, e qui sta tutta l'ambiguità dell'esperienza del bello, che da un lato è legata alla quell'attrazione naturale che è comune anche all'esperienza del bisogno, attrazione naturale per tutto quello che sembra possedere un valore e che non è mai facile decifrare. Qui per precisare i termini che vengono usati da Platone, bisogna parlare di questo slittamento continuo dal bello al buono, dal buono al bello. Cioè il punto è che quello che noi vediamo come bello ci fa pensare che sia anche buono, e quindi noi desideriamo il bello come buono e il buono in quanto è bello. Dunque, il testo platonico mira a chiarire qual è il significato di questo scatto di energia e cerca di indicare qual è il modo in cui l'energia che viene dalla visione del bello e dal desiderio di possederlo può realmente esaltare le potenzialità che sono presenti nell'uomo. Ora, il testo platonico rappresenta questa difficoltà di elaborazione attraverso dei colpi di scena nel dialogo tra Diotima e Socrate. Ecco, la rappresentazione che abbiamo visto glissa un po' su questi colpi di scena, nel senso che tende a mostrare che il discorso sia tutto collegato su un unico filo conduttore, ma in realtà non è così. E i testi che io ho distribuito, no? Che sono in nostro possesso, mostrano che c'è invece una netta contrapposizione tra due modi molto diversi di vivere l'esperienza del bello, e nel dialogo tra Diotima e Socrate questi due modi sono nettamente contrapposti. Allora proviamo anche a leggere. L'inizio è apparentemente semplice. Diotima dice: la natura di Eros è questa, è nato così, come dici tu, è rivolto verso le cose belle. Ma se qualcuno ci chiedesse, Socrate, Diotima, perché Eros è rivolto verso le cose belle? O così più chiaramente, chi ama le cose belle ama. Che cosa ama? Socrate, e io dissi, che diventino sue. Quindi immediatamente questo slancio acquisitivo. Ora, per capire che dietro questa semplice affermazione così naturale si nasconde un'insidia, è necessario ricordarsi, tenere ben fermo l'apporto della lezione d'amore di Diotima sullo stato di mancanza che affligge tutti i soggetti desideranti, quali noi perennemente siamo. Questa continua attenzione verso tutto ciò che di bello e di buono è possibile raggiungere si spiega ovviamente benissimo con quella dipendenza costitutiva dell'esistenza umana, che è gravata da bisogni che possono essere reali o immaginari. Ma un'ombra pesante si viene gettata sui sogni che il desiderio proietta quando comincia a diventare il desiderio di una impossibile felicità completa. E chi si identifica con la potenza dell'eros, che è una potenza effimera, in realtà imbocca una via di fuga da quella consapevolezza esistenziale che non può ignorare una cosa di fondo, cioè che ogni conquista umana è precaria e che non è possibile un possesso completo. Per questo motivo, come cercherò di mostrarvi, chi mantiene ferma l'idea di potenza e l'idea di un'acquisizione senza limiti finisce per avere un'idea falsata di se stesso, rischiando di disperdere le sue energie nella rincorsa di una condizione impossibile per un uomo e immaginabile solo per un Dio. Diotima, nel dialogo, spinge Socrate ad esprimere fino in fondo questa aspirazione assurda che sta nel desiderio, prima di proporre un cambiamento di prospettiva, che è un cambiamento radicale. E seguiamo il crescendo che Diotima impone a Socrate.
Dio ti maledice, nient'altro amano gli uomini se non il bene, o a te sembra diversamente. Qui vale quella identificazione del bello con il bene. No, per Zeus, dissi io. Allora, disse lei, è possibile dire semplicemente così che gli uomini amano il bene? Sì, risposi. Ah, cosa, non bisogna aggiungere, fece lei, che il bene amano anche possederlo? Ah, certo, certo, va aggiunto. E quindi, continuò, anche non soltanto possederlo, ma possederlo per sempre? Anche questo va aggiunto. Benissimo, allora, in generale, Eros è rivolto al bene, a possedere il bene per sempre. E questa è la formula comune, quello che tutti gli uomini pensano e che li spinge ad appropriarsi di ogni cosa bella come cosa buona e a desiderare che questo possesso sia definitivo. Ora, a questo punto scatta la seconda parte del dialogo in cui si comprende che non è possibile dare corso alla maniera in cui gli uomini lo pensano a questo desiderio di possedere il bene per sempre. E Diotima guida a questo punto la discussione collegando direttamente, mantenendo quindi fortemente il rapporto di Eros con la bellezza, ma cambiando i termini di questa relazione, che non è più una relazione di possesso, ma è una relazione di produzione e di azione. Diotima, ma visto che questo sempre è Eros, disse lei, in che modo, con quale azione, lo sforzo, la tensione di chi si slancia verso di esso possono essere chiamati Eros? Qual è mai quest'opera, ergon in greco? Sai dirlo? Ma Socrate a questo punto è completamente incapace di dare una risposta. Non ti ammirerei per la tua sapienza, non verrei da te per imparare queste cose. Benissimo, allora te lo dico io. E qui abbiamo la formula che abbiamo già visto, cioè è il partorire nel bello. Questa formula è ripetuta molte volte con varianti e ha sempre lo stesso significato. Lo scopo è partorire e questo partorire deve avvenire nel bello, cioè, per dirla rapidamente, sotto l'ispirazione della bellezza. Quindi la bellezza funge da ispiratrice per una produzione che deve sempre tenerla presente, ma non è più un rapporto acquisitivo quello che si cerca, bensì è un rapporto produttivo. Continuo un momento la lettura. Partorire nel bello, secondo il corpo e secondo l'anima. Tutti gli uomini infatti sono gravidi, sia secondo il corpo sia secondo l'anima. Quando arrivano a una certa età la nostra natura desidera partorire, ma partorire nel brutto non si può, invece nel bello sì. E infatti l'unione di uomo e donna è partorire e questo è il fatto divino. Qui si introduce il tema dell'immortalità, quindi contro l'idea del possesso perenne del bene, ma anche contro l'idea di raggiungere l'immortalità diventando immortale. Nell'essere mortale è presente questo di immortale, la gravidanza e la procreazione, perché la procreazione è ciò che di eterno e immortale spetta a un mortale. È chiaro che qui Diotima modifica radicalmente il ruolo assegnato alla bellezza e modifica quindi il modo di accostarsi alla bellezza. Se normalmente la pretesa umana è impadronirsi di tutto ciò che è o sembra bello e quindi con una sorta di furia cumulativa nell'illusione che l'intero bene del bello possa diventare nostro per sempre, Diotima suggerisce che l'unico modo di impadronirsi della bellezza è farne l'ispirazione per agire in modo bello. E che cosa vuol dire? Innanzitutto partorire figli, come fanno le donne che si innamorano e che poi si curano dei frutti dell'amore. Oppure produrre qualcosa che abbia in sé una traccia della bellezza, come fanno gli artigiani e gli artisti. Questa è una suggestione che il testo contiene precisamente quando dice che c'è un'analogia tra Eros e
poiesis. Poiesis in greco è fabbricare, proprio fare, fare con le mani. E si porta avanti questa analogia, e la cosa interessante a mio parere è che le donne che partoriscono e gli artigiani che fanno con le mani sono dei soggetti socialmente deboli nella Grecia. Quindi la trasgressione di Platone è molto forte. Cioè Platone dice dobbiamo imparare dalle donne e dagli artigiani, fabbricare le cose e mettere nelle cose il segno della bellezza. E in questo modo le opere del corpo, le opere della mente si potranno dire figli, cioè figli desiderati, voluti secondo la forma della bellezza. E dunque questo modo di intendere il rapporto con la bellezza comporta una precisa consapevolezza non solo dello stato di mancanza di cui abbiamo visto prima, ma anche della mortalità che incombe sull'uomo e delle continue metamorfosi che attraversano la sua esistenza. E quindi c'è un'idea di cura che si afferma qui, perché in ogni momento della vita bisogna curarsi della vita per mantenerla quel che è e, se possibile, migliorarla. Quindi abbiamo un aspetto del ripristinare la vita, del trasmettere la vita e poi di migliorare la vita, se possibile. E qui c'è un altro brano che io amo particolarmente perché dice esattamente questo, mostra un Platone che è attento proprio a ciò che caratterizza l'esistenza, cioè alla sua fragilità, quindi non un Platone proiettato verso le visioni sempiterne, no, delle idee, ma un Platone che è molto attento alla questione della cura e che considera il compito del filosofo quello di prendersi cura della vita. E allora leggerei: la natura mortale cerca, per quanto le è possibile, di essere sempre e di essere immortale, ma può farlo solo in questo modo, attraverso la procreazione, perché lascia sempre dietro di sé, al posto del vecchio, qualcos'altro di nuovo. E in effetti, nel tempo in cui ogni singolo vivente vive e si dice che sia lo stesso, questi in realtà non mantiene mai in se stesso le stesse cose, eppure è considerato identico, ma sempre diventa nuovo, perdendo altre cose, sia per quel che riguarda i capelli, la carne, le ossa, tutto quanto il corpo, e non solo per quel che riguarda il corpo, ma anche riguardo all'anima, e i modi, abitudini, opinioni, desideri, piaceri, dolori, paure, ciascuna di queste cose non rimane mai la stessa in ognuno, alcune nascono, altre muoiono. E dunque notate che qui si è passati dal parlare di un oggetto esterno di cui ci si vuole impadronire o di figli che si vogliono produrre, si è passati quasi inavvertitamente a parlare della produzione di se stessi. E quindi uno degli oggetti della cura, forse il primo e più immediato, è diventato il se stesso. Quel se stesso che non è mai lo stesso, ma cambia continuamente e cambia per un'azione che l'io fa nei confronti di sé. La conclusione è che questo è il modo in cui si salva tutto ciò che è mortale, non rimanendo sempre costantemente identico come il divino, ma perché ciò che si ritira e invecchia lascia dietro di sé qualcos'altro di giovane, simile a come esso stesso era. Attraverso questo artificio l'immortale partecipa all'immortalità, sia quanto al corpo, sia quanto a tutti gli altri aspetti. Non meravigliarti allora se ogni essere onora per natura il proprio germoglio. Infatti è per l'immortalità che ognuno è preso da questa cura e da questo eros. Questa è una esplicitazione finale di quello che già si comprendeva mostrando questa fragilità dell'esistenza umana. Il germoglio è tanto ciò che uno produce, appunto un figlio, figlio della mente, figlio del corpo, ma è anche il germoglio della propria identità, di ciò che ciascuno è. Dicevo all'inizio, Platone ci mostra che cosa siamo attraverso l'eros, cosa siamo, cosa vogliamo essere, e qui possiamo comprendere meglio che cosa questo significa. Cioè il desiderio
rivolto alla cura di noi stessi, ci mostra quello che noi vogliamo salvare di noi, trasmettendolo o anche integrandolo, migliorandolo. Un'applicazione certamente è quella alla conoscenza. Le conoscenze si perdono, si possono rinnovare, ma si possono anche integrare e portare più avanti. Quindi questo aspetto del germoglio che viene curato è un'immagine che ha diverse applicazioni. La prima di esse è quella che riguarda la costruzione della propria identità, e questo è il tema per me molto rilevante di questi testi platonici di Eros costruttore: è amare la propria identità in progress, per dire. E dunque un altro aspetto che forse già sottolineato, ma che mi fa piacere sottolineare, è che questa cognizione giunge al filosofo attraverso una donna, che è una donna che condensa tutta la sua scienza in questa formula partorine nel bello, avvicinandola quella che è l'attività conosciuta soltanto dalle donne, e la visione dell'eros che le donne hanno, che è una visione diversa dall'eros come potenza, che è una visione eminentemente maschile. Ecco, questa femminilità della scienza di Diotima, della conoscenza di Diotima, è esattamente quello che Socrate recepisce e che permette a Socrate di cominciare la sua attività di filosofo avendo un'idea della fragilità dell'esistenza e quindi del compito che al filosofo è affidato nel prendersi cura dell'esistenza. Non insisto ulteriormente sulla questione della cura verso di sé, soltanto sull'espressione che noi non siamo mai uguali a noi stessi, e su questa duplicità dell'aspetto della cura di sé, perché da un lato noi non siamo uguali a noi stessi, possiamo perdere la memoria di noi stessi, ma dall'altra parte possiamo concepire un progresso di noi stessi, ed è da questo punto di vista che il tema dell'eros in Platone si lega a un'idea perfezionista, che è forse l'aspetto più tipicamente platonico dell'intera elaborazione sull'eros. C'è poi, come abbiamo anche visto in una spezzone del film, nell'ultima parte della rivelazione di Diotima, c'è poi questa suggestione della scala amoris, no? Cioè l'idea che si possa procedere sempre oltre fino ad arrivare ad una visione pura della bellezza, la visione del bello in sé. E certamente questo è un discorso che si rivolge in particolare all'applicazione filosofica di questo modello. Ma nel dialogo si comprende che questa applicazione filosofica di chi è in grado, ha voglia, desidera procedere verso la conoscenza pura è una cosa che riguarda pochi. Io preferisco attenermi, mi sembra più interessante per l'argomento, no? di questa rassegna, per seguire il tema dell'educazione sentimentale, mi sembra più interessante seguire il filo di questa ricostruzione platonica del rapporto tra Eros e bellezza in una prospettiva che invece riguarda tutti e che investe da un lato il rapporto costruttivo con se stessi, e quindi proietta verso il meglio l'identità personale, dall'altro le relazioni che possono mettere in gioco questa identità personale, e proprio attraverso l'eros, producendo uno stravolgimento dei criteri, degli argini che sono stati seguiti fino a quel momento. Quindi in questo senso l'eros che riguarda tutti ha da un lato la prospettiva della cura di sé, della costruzione della propria identità personale, e dall'altra la questione delle relazioni che possono sia spingere verso il meglio e sia invece produrre degli effetti negativi, quelli che appunto enunciavo prima parlando dell'amore sinistro.
Nel simposio, Platone non fa sì che i suoi personaggi insistano molto sul tema delle relazioni affettive. Questo ha fatto pensare a alcuni interpreti che Platone non fosse veramente interessato alla questione delle relazioni affettive, soprattutto le relazioni tra gli individui, quasi che per il filosofo questa dimensione troppo umana degli innamoramenti reali fosse poco interessante dal punto di vista filosofico, perché in fondo il filosofo ha in mente solo il bello in sé, la contemplazione pura. Ma basta leggere il Fedro per scoprire che questo non è vero. E nel Fedro, per usare l'espressione che avevo usato all'inizio per il simposio, noi troviamo una nuova querelle sull'Eros, ma una querelle che riguarda l'amore direttamente vissuto, quindi i rischi dell'amore e la connessione dell'amore come passione con la bellezza. Nel Fedro Platone mantiene in primo piano il ruolo di guida che la bellezza deve assumere per guidare le metamorfosi che l'individuo deve affrontare nel corso della vita, ma si dimostra decisamente più attento agli effetti che una relazione ad alta intensità emotiva può avere sulla formazione dell'identità personale. Tutto il dialogo è orchestrato per dare spazio a questa possibilità di interpretazione dell'Eros, cioè un Eros che innalza, un Eros che porta in una dimensione di perfezionismo. Ma questo è fatto contro una visione molto più prosaica dello scambio erotico. Se voi leggete il Fedro, voi trovate il primo discorso, credo ci sono tre grandi discorsi. Il primo è il discorso di un retore, il retore Lisia. Ebbene, lì troviamo uno scenario del tutto diverso, troviamo dei maschi predatori che diventano ridicoli, ancora più pericolosi, quando credono di essersi innamorati. Allora Socrate, rispondendo a questa rappresentazione dell'Eros, in cui la tesi è non fidatevi di chi dice di essere innamorato, perché una persona innamorata è in preda alla passione, promette, poi non farà nulla di quello che ha promesso. Questa la tesi quindi è stata letta anche come un'avvertenza che potrebbe avere diverse applicazioni contro chi appunto si fa predatore e a favore invece a difesa di chi potrebbe essere preda di questo amore che vuole impadronirsi di un oggetto d'amore e piegarlo ai suoi usi. Socrate fa due discorsi dentro il Fedro e risponde dapprima facendo sue le tesi sulla pericolosità dell'Eros per il controllo della mente e per la ragionevole cura dei propri interessi. Cioè l'Eros è pericoloso per queste due cose. E Socrate fa un discorso per dire che è effettivamente così. Cioè Eros è pericoloso per questo. Ma poi investe tutte le sue risorse poetiche, filosofiche, anche retoriche, in un grandioso discorso di riabilitazione dell'Eros e proprio per gli aspetti dell'Eros che più lo avvicinano all'eccesso e alla follia. Quindi il contesto è quello in cui sono stati resi ben evidenti i rischi dell'amore per chi si offre come preda al desiderio di un altro. Socrate ha fatto proprio l'argomento più serio dei denigratori dell'amore e lo usano per indurre i giovani a diffidare della passione amorosa. E cioè questo, l'amore è una forza irrazionale, ostacola l'uso oculato della ragione e questo espropria all'individuo della capacità di cercare il meglio per sé, sia in termini di utilità che di valore personale e sociale. Il rischio è dunque ben presente e appunto rappresenta il lato sinistro dell'amore. Ma questa idea risulta parziale e determina anche in questo caso una svolta nel dialogo. Socrate, mentre sta facendo la sua denigrazione dell'amore e sta enunciando i danni che un amante appassionato può causare all'amato,
sta dicendo che un amante appassionato soffoca nel suo amato per gelosia ogni germoglio di miglioramento personale, la problematica della cura del germoglio c'è anche qui, Socrate si ferma e dice: questo non è l'amore autentico, non è un amore degno di persone libere, perché le persone libere sono del tutto incapaci di gelosia, è un amore da schiavi, è stato un amore imparato frequentando marinai, quindi non persone vere. E allora qual è la logica di un innamoramento autentico? Per capire questa logica, il discorso di Socrate diventa grandioso, si costruisce un enorme scenario simbolico in cui si spiega perché l'anima è così sensibile all'eros e alla bellezza. E nel mito, che viene usato, il grande mito dell'anima, si trova che la sua origine sta in un'esperienza che precede la nascita e sta nascosta nella coscienza per chi percorre la sua strada nel mondo. Si tratta di una visione perduta di oggetti ideali che l'anima non ricorda coscientemente, ma che oscuramente desidera vedere per saziarsi della loro bellezza. Quindi questo desiderio di idealità sta nel fondo dell'anima, e come dire, la visione perduta lascia una serie di segni nell'anima caduta in un corpo, e questi segni si rinvengono nel modo più immediato e chiaro nella bellezza, perché la bellezza, qui la dichiarazione di Platone, è di tutte le idee la più visibile e la più amabile. Leggo. La bellezza, tra quelle cose splendeva nel suo essere, una volta giunti di qua, quindi dopo la caduta nel corpo, l'abbiamo colta attraverso il più chiaro dei nostri sensi, splendente nel modo più chiaro. La vista è per noi la più acuta delle sensazioni che giungono attraverso il corpo, da cui però la saggezza non è scorta, quindi noi non riusciamo a vedere la saggezza. Infatti lei susciterebbe tremendi amori se offrisse di sé un'immagine che giungesse altrettanto chiara alla vista. Ciò vale per quante altre cose sono degne d'amore, ma solo la bellezza ebbe questo destino di essere la più visibile e la più amabile. L'unica cosa che mi sembra doveroso sottolineare è che chiaramente Platone fa della bellezza la porta delle altre idealità. Quindi non è solo la bellezza che noi amiamo, quello che noi amiamo è l'idealità, ma si dà il caso che noi vediamo questa idealità immediatamente attraverso i sensi negli oggetti armonici, cioè riconoscendo la bellezza. Non è altrettanto semplice riconoscere cose ugualmente armoniche come la saggezza, e quindi per arrivare a vedere la saggezza o a vedere la giustizia, per esempio, abbiamo bisogno di mediazioni molto più complesse. Questo fa sì che noi siamo sicuramente sensibili alla bellezza, e allora qual è il trucco platonico? Attraverso la bellezza noi possiamo entrare nella porta dell'idealità e seguire la bellezza e trasferirla su altri tipi di oggetti. Quindi cercare quell'armonia che c'è nella bellezza e che noi vediamo immediatamente nella bellezza, trasferirla su altri oggetti. Quindi il filo conduttore della bellezza passa dal simposio al Febbro, che è quasi sicuramente un dialogo successivo, scritto probabilmente anche dopo la Repubblica, e nel Fedro però l'attenzione è più direttamente mirata su quello che accade nel rapporto affettivo, cioè nel fenomeno dell'innamoramento. E quando l'attrazione che un individuo esercita per la sua bellezza sembra quella proprio della grande bellezza, della bellezza ideale. Molti abbagli ovviamente sono possibili. Dunque il mito prosegue per questa nuova strada e finisce per parlare dell'esperienza in maniera più diretta, con un linguaggio comprensibile. La favola platonica va a sostituire quella comico-romantica degli uomini dimezzati alla ricerca della propria metà, suggerendo invece un rapporto che è di tipo triangolare. No, questo è interessante, no? Il dimezzamento di
di Aristofane invece viene sostituito da un rapporto triangolare tra chi ama, chi è amato, e una specie di fantasma nascosto dell'idea di un oggetto d'amore perfetto, che è degno di una devozione assoluta per la sua bellezza. Nel mito questo essere oscuramente cercato è un dio, la storia dell'anima che prima della nascita stava in una dimensione sotto il cielo e partecipava alla vita divina seguendo una divinità o un'altra. Ciò che Platone dice e suggerisce come criterio per comprendere l'esperienza amorosa è che quando noi vediamo un altro che ci suscita una particolare attrazione per la sua particolare bellezza, stiamo vedendo in lui l'immagine di un Dio, che è esattamente quello che seguivamo prima della nascita. Leggo un passaggio. Colui che fa parte di coloro, quanto tempo abbiamo? Posso ridurre? Sì, ok, benissimo, certamente. Sì, certo. Dunque, allora, riassumendo intanto i brani della rete, quello, ci sono due cose particolarmente interessanti da notare. Una è che ciascuno vede nell'altro l'immagine di un Dio, e non si tratta di un Dio in generale, ma di un particolare Dio, cioè uno vede nell'altro quello che nella sua mente è già presente come una sorta di identità ideale. Lui fa l'esempio, prende gli dei della tradizione olimpica, quindi parla di Zeus, oppure parla di Era, parla di Ares. Cioè ciascuno è attratto, gli dice, dai belli in un certo modo. E questo modo è quello che di cui Goethe parlava parlando di affinità elettive, no? Quindi c'è questo tipo di attrazione. E quindi, riprendo il discorso che avevo già citato di Bress all'inizio, in questa fenomenologia dell'emozione amorosa noi abbiamo l'impressione di riconoscere qualcosa che già cercavamo, e questo riconoscimento ci collega all'altro per una sorta, per semplificare, di idealità. Cioè c'è un tipo di personalità che suscita l'attrazione per noi, a cui noi stessi vorremmo assomigliare e che proiettiamo nell'altro. Dopodiché comincia un gioco tra i due che Platone rappresenta come uno scambio di particelle attraverso gli sguardi. Il primo che ama riconosce nell'altro questa idealità e ce l'ha nei suoi occhi. Ora, l'effetto per chi per primo ama e per chi per primo è amato è un effetto energizzante. Il primo, amando, si sente nei confronti dell'altro in una condizione di subalternità e di adorazione, ed è indotto a fare del suo meglio per provocare nell'altro amore. Quindi si sintonizza sull'idealità che l'altro rappresenta per lui e si muove in quella direzione. L'amato, che si vede negli occhi dell'altro con questa immagine ideale, si vede più grande di quello che è, e vedendosi più grande di quello che è, si sente indotto a rendersi degno di una tale ammirazione. Quindi in questo gioco di sguardi, in cui nessuno vede l'altro per quello che è, ma lo vede più grande di quello che è, si determina la funzione educatrice che Platone assegna alle relazioni erotiche, che non sono relazioni di una metà con un'altra metà, ma sono appunto relazioni triangolari, perché rimandano ad una idealità che i due si sforzeranno in qualche modo di raggiungere. Allora, ultimissima osservazione per chiudere, che cioè quali conclusioni possiamo trarre da questo uso della bellezza. Dunque, da un lato io vorrei sottolineare che in questa dinamica si esprime il carattere etico-pratico dell'idealismo di Platone,
lo stesso carattere etico-pratico che possiamo trovare, per esempio, in un dialogo politico come la Repubblica, dove l'immagine ideale è esattamente quella di un paradigma che si vuole raggiungere e che motiva gli sforzi per essere nella prospettiva di quella città ideale. E questo che Platone, per esempio, dice nella Repubblica, dicendo che quando noi vediamo come deve essere la giustizia, allora noi andiamo ad abitare dentro quel paradigma, ci muoviamo in quella direzione. Quindi c'è un aspetto, come dire, di valore generale per capire Platone. Per Platone l'idea non è da contemplare, è da agire, cioè c'è una pratica dell'idea, restando alla, invece alla relazione, alla logica della relazione. L'indicazione chiarissima è che l'amore crea delle simbiosi molto particolari, orientate verso la perfezione, in cui ciascuno si cura dell'altro, innanzitutto vedendolo più avanti di quel che è, e poi stimolandolo per essere realmente quello che l'altro può essere, quindi stimolando una potenzialità e realizzando un amore che ignora la gelosia, ignora l'invidia ed è interamente centrato sulla reciprocità. Studio De Luisa per la sua bella relazione e lasciamo spazio alle domande, alle richieste. Prego. Ecco, per iniziare, a me è sembrata molto interessante l'ambiguità dell'amore tra da un lato senso di mancanza, dall'altro il desiderio del possesso. Ed è interessante poi la riduzione, si può parlare di riduzione a produzione? Beh, non la vedrei come una riduzione, perché il possesso, come lo rappresenta Platone, oltre a essere una strada impossibile nella sua pienezza, ma il possesso chiude. Ed è la stessa cosa che viene rappresentata nel primo discorso di Socrate, prima, in cui l'amante si impadronisce, intende impadronirsi dell'altro, quindi è qualcosa che chiude, mentre pensare l'eros come produzione dilata lo spazio, cioè crea una dimensione di direi che dilata lo spazio, proprio la produzione, come dicevo, non è soltanto sostitutiva, è anche integrativa, è migliorativa, no? Quindi centrare l'attenzione sull'azione e sul produrre significa dire che la vita non finisce, l'amore non finisce, l'amore continua a creare nuovo amore, a creare nuove possibilità. Naturali, soprattutto poi in questa parte finale, insomma, il tuo discorso sulla presenza nell'amore di un elemento di idealità, mi ha fatto ripensare a qual è proprio il bisogno del nostro tempo, cioè a quanto sia carente questo aspetto, cioè nelle relazioni umane, ma anche non so, nella stessa dibattito politico, vita politica, cioè il fatto che si siano spenti dei momenti di idealità, cioè noi abbiamo sottoposto a un'energica cura di una grande, a una critica molto radicale, quegli elementi che abbiamo anche screditato come utopici, insomma, perché appunto sembrato che potessero essere fuorvianti, potessero portare a dei momenti di totalizzazione, quindi anche dei momenti di violenza, ma ci stiamo riducendo però a una esclusione di questi momenti di realtà. E questo credo che
mi sembrerebbe che possa essere un insegnamento proveniente ancora da questo mondo lontano. Sì, sì, sono profondamente d'accordo con questa idea. Cioè, ci tengo a sottolineare che parlare di idealità non significa di dire qualcosa che è fuori dalla realtà o qualcosa che rischia poi di imporsi con la violenza, no? Questa idea dell'utopia come il sogno di pochi che tenta poi di imporsi a molti. La storia ci insegna che questo accade, è accaduto ed è possibile che accada. Ma quello che io leggo in Platone è un modo del tutto diverso di pensare l'idealità. Cioè, intanto, qui penso soprattutto a un dialogo come la Repubblica, dove compare a un certo punto l'idea di dover costruire ex novo una città diversa. Ma tutta la parte che precede questa costruzione è una denuncia della sofferenza che si trova nella città reale. Quindi in Platone compare questo doppio movimento, per cui da un lato noi abbiamo una realtà che richiede di essere modificata e questa richiesta di modifica può portare a qualcosa che poi si presenta come prospettiva, no? Verso cui muoversi, se l'ispirazione è quella buona della bellezza, del costruire in armonia. Ecco, questo movimento dalla sofferenza alla costruzione, che guardate bene, è una costruzione condivisa, che poi l'impostazione dialogica, la reciprocità, il fatto che non c'è qualcuno che dica come si deve fare, che cosa si deve fare, ma si concorda insieme su un tale problema, per l'esistenza di una tale questione bisognerebbe trovare una soluzione. Ebbene, in questa costruzione di una prospettiva comune, ecco, Platone configura la costruzione di un paradigma come di una casa comune. Allora, in questo senso, non è che non ci siano i rischi che Ferruccio evocava, no? Per cui qualcuno infiammato da una sua visione delle cose, no? Poi cerchi di imporla con la violenza, ma la costruzione di una vera utopia, cioè utopia vuol dire qualcosa che non c'è, ma che potrebbe esserci, è qualcosa che dovrebbe, nella versione platonica è così, coinvolgere tutti quelli che hanno in comune un'insofferenza, una sofferenza e vogliono costruire una prospettiva insieme. Ecco, questo secondo me è il più forte insegnamento platonico, collegato peraltro al tema della bellezza. Costruire qualcosa di armonico in cui si possa entrare da diverse porte con le diversità che caratterizzano gli individui e condividere in una prospettiva comune. Non so se risposto. Microfono, un attimo, il microfono. Volevo chiedere, per Platone dice che non ci deve essere gelosia, non ci deve essere possesso. Quindi per essere uomo bisogna avere questi requisiti, perché il possesso e la gelosia sono proprio delle persone infantili. Quindi l'uomo deve essere scevro da ogni turbamento. Non so, deve essere un uomo perfettissimo. È chiaro per Platone che è tanto naturale l'aspirazione al possesso quanto quella un po' più difficile da realizzare dell'aspirazione alla vera bellezza. Cioè, è naturale che uno voglia impadronirsi dell'oggetto bello e dal punto di vista erotico è naturale che un amante voglia subordinare ai suoi desideri, ai suoi bisogni, alle sue fantasie
l'altro. Ma l'avvertimento è: questo non è l'amore veramente libero, perché l'amore veramente libero è proprio quello che si nutre di una idealità che viene, ecco, forse è bene usare una parola, che viene prima di tutto ammirata dall'amante. Cioè, se l'amante vede nell'altro qualcosa che gli è superiore, lo vede così a torto o a ragione, ma vede qualcosa di veramente bello, in un certo senso deve disporsi ad una ammirazione verso l'altro e a una cura dell'altro. Ora, tutto questo non richiede una sovrana perfezione, richiede forse una vera affezione per l'altro, cioè vedere l'altro nella sua bellezza, per quello che è e per quello che può essere. Quello che l'espressione che Platone usa per dire di questo amore è che è un amore veramente libero, quindi richiede che sia per sé sia per l'altro uno desideri la stessa libertà, che è libertà di crescere, proprio perché nella vita umana non c'è niente di stabile, ma o si arretra o ci si appiattisce su livelli di soddisfazione immediati, di rapido consumo, oppure si pensa in termini di crescita. È chiaro che questo richiede uno sforzo, cioè richiede quella consapevolezza della penuria, della mancanza, delle proprie mancanze, che fa sì che uno sia disposto a fare lo sforzo. Quindi, in sostanza, per Platone occorrono due cose per avere un amore veramente libero: cioè una coscienza delle proprie carenze e una capacità di ammirare la bellezza laddove c'è. E se io la vedo nell'altro, non è la cosa migliore al mondo quella di soffocare l'altra persona e farla una cosa mia, in modo che non abbia più lo spazio per respirare. Io non so se questo richieda una grande perfezione, richiede un certo grado di coscienza di sé, una certa umiltà nel conoscere i propri limiti e una certa libertà, no? Di orizzonti, che permette l'ammirazione di quello che è bello. Ora, non sono cose straordinarie, cioè chiunque può coltivare l'aspirazione al meglio dentro di sé, una piccola quota di idealità salvaguarda dalla meschinità dell'amore geloso. Grazie. Potrebbe allora parlare di amore come forza trasformatrice verso un certo concetto. Straordinaria forza trasformatrice. Non c'è trasformazione senza amore. E questo è il messaggio di Platone. Cioè dobbiamo amare qualcosa che vediamo più su di dove noi siamo per poter trasformare. Perché avere una progettualità, no? Significa vedere qualcosa di diverso e di migliore da quello che c'è già. L'ultima, e questo vale in politica, vale in amore. Se uno vuole restare terra terra, allora ragioni in termini acquisitivi, prende quanto più può, no? Ma se invece uno lavora su se stesso in termini di trasformazione, vuole il meglio, si muove verso qualcosa che non ha ancora, allora lui stesso si proietta nella trasformazione e vede l'altro nella stessa prospettiva. Sì, volevo chiedere una curiosità, come si concilia la concezione di Eros come fabbricatore, come costruttore che partorisce idee, arte, poesia, eccetera, con l'omofilia così costitutiva del mondo maschile greco, voglio dire, quando nessuno, quanto la donna che partorisce realmente, e penso appunto al filmato e a tutte le parole di Giorgio, rappresenta meglio questa metafora. Cioè, è un po' una curiosità, probabilmente, non so se l'ha indagato questo aspetto. Certo, grazie. Sì, io non mi sono soffermata su questo aspetto, ma questo è l'aspetto della distanza, no? Che stata la concezione dell'amore dei greci e noi. E certamente dobbiamo, per trasferirci nel loro modo di pensare, dobbiamo considerare innanzitutto che la posizione della donna greca è una posizione di inferiorità totale,
giuridica, culturale, tant'è che è normale e anche, scusate, oso dire, giustificato pensare, come pensava il maschio medio a tutti i livelli, che l'amore per una donna fosse qualcosa di più basso rispetto all'amore per un uomo, perché la, come dire, la partnership, cioè spirituale, era possibile con un uomo, certamente molto meno con una donna con cui si facevano dei figli, verso cui si poteva avere protezione, anzi senso di protezione, ma non certo scambio intellettuale, culturale ad alto livello. Quindi diciamo che ci sembrerà strano, ma la relazione tra uomini è considerata dai greci l'unica relazione in cui si possa unire l'aspetto del desiderio fisico con l'aspetto della comunione spirituale. Cioè noi dobbiamo trasferirci in una mentalità di questo tipo. E a questo punto possiamo meglio apprezzare lo scandalo che Platone produce con la sua teoria dell'eros, che contravviene quello che era un modello tipico. L'amore greco era amore per i fanciulli, quindi amore pederastico, per i fanciulli di una certa ristrettissima fascia di età, perché l'amore di un adulto per un ragazzo, non un bambino, era il tramite per la trasmissione di idee, cultura, iniziazione politica, anche militare, cioè tutto quello che poteva servire in futuro al ragazzo. Quindi era una relazione etica o eticizzata, perché l'adulto si prendeva cura del ragazzo in un rapporto di disparità. Cioè l'adulto trasmette, l'adulto ha tutta l'esperienza, le cognizioni, eccetera, e inizia il giovane perché lo ama, e lo inizia per portarlo all'alto livello a cui lui è. Questo è il modello. Bene, Platone invece ci parla di un modello in cui la differenza tra l'amante e l'amato, che era una differenza codificata, diventa la differenza tra chi ama per primo e chi per primo viene investito d'amore. Il che vuol dire che la relazione, come Platone immagina, si può svolgere tra uomini e donne in qualunque modo possibile, ma comporta reciprocità, cioè che ci sia continuamente una tensione per cui uno prima ama, l'altro è amato, poi uno cerca di porsi al livello a cui l'altro l'ha porto, insomma una relazione che diventa una relazione reciproca. Conoscendo invece lo sfondo, che è quello di relazioni dispari, possiamo apprezzare maggiormente quello che Platone dice, che a mio parere, al di là di tutto quello che noi possiamo pensare di relazioni omoerotiche, qualunque cosa pensiamo, quel discorso di Platone è un discorso sull'amore che unisce persone che guardano nella stessa direzione. E questo movimento, questa dinamica, questo guardare verso un ideale comune è la sostanza dell'amore. E questo Platone è l'unico a focalizzare questo aspetto. Ringraziamo ancora la professoressa Fulvia De Luis. Ricordiamo il prossimo appuntamento dopo Pasqua, il 9 aprile, con Alberto Meschiari, La poesia del sesso. Quindi il 16 aprile, quindi ricordo anche la ripresa del ciclo YouTube, percorsi di riflessioni su identità, e auguro a tutti buona Pasqua. Buonasera.